Maria. Benedico il Signore che ti ha condotto nella nostra casa. Il Signore benedica tutti voi. Sì, è vero. Siamo poveri. Ognuno di noi vende ciò che possiede. Però ognuno di noi riceve quanto gli serve. Abbiamo capito che nulla di tutto ciò che possediamo è nostro. Ci viene da Dio e noi a Lui lo rendiamo. Cosa che noi riceviamo dai fratelli, la ridiamo a loro nel nome del Signore, affinché tutti abbiano ogni giorno un pane da spezzare. E di ogni cosa che riceviamo, conserviamo memoria per tutti i fratelli. È caduto come colpito dalla folgore. Anania è morto dinanzi a noi, era venuto a portare alla comunità il ricavato della vendita del suo campo. Egli allora è morto come colpito dalla folgore. Aveva trattenuto per sé la metà di quanto aveva ricavato. È morto come colpito dalla folgore. Poteva non vendere il campo o dirlo che voleva trattenere per sé la metà del ricavato. Satana gli ha preso il cuore e lo ha spinto a mentire alla comunità. Ed è morto. È morto come colpito dalla folgore. Anche sua moglie ha mentito. E sono morti tutti e due dinanzi a Pietro e a tutti noi. Come colpiti dalla folgore. Perché non hanno ingannato noi, ma Dio stesso. Pietro. Nicodemo, che Dio ti benedica. Ecco il prezzo del mio podere. Va. Siedi. E Dio benedica i fratelli come te e come Barnaba, che hanno ascoltato la parola del Signore. Anche lui, che è un levita, ha venduto il suo campo a Gerusalemme ed ha voluto dare il ricavato alla comunità e noi ti ringraziamo. Il regno di Dio è il regno dei poveri. Nicodemo. Sì. La tua famiglia ha bisogno di parte di quel denaro? Di nulla. Non ti preoccupare, lavorerò assieme a mio figlio. E Dio ti benedica. Accompagnalo tu, che i fratelli lo aiutino. Eccoli. Venite, vi aspettavamo. Pace a questa casa. Pace a voi, fratelli. Pace a voi. Andate. Portate la vostra roba a Procoro.
Sono le offerte dei poveri, siano benedette, ma non bastano per la vita della nostra comunità. Io parto. E perché? Perché vai via? Ma non vedi come viviamo? Ci dividiamo tutto quello che possediamo, ma ci rimane spesso la fame. Io ho un campo a Cades, in Galilea, e anche un asino. Vado a venderli e tutto quello che ricaverò lo porterò qui. Così servirà per tutti. Anch'io voglio andare. Anch'io ho qualcosa da vendere. Il regno dei cieli è come un campo in cui l'uomo ha seminato del buon grano. Ma il nemico ci semina la zizzania e quando l'uomo va a raccogliere il grano lo trova invece pieno di zizzania. Sai che è il nemico? È Satana. È la zizzania, è il nostro egoismo. La nostra falsa prudenza, il regno dei cieli è di chi sa bruciare la zizzania, di chi sa vivere senza egoismo. Bisogna proprio tornare nei nostri paesi e vendere tutte le nostre cose. Bisogna che ognuno di noi faccia la sua parte. Gesù lo ha detto. Se vuoi essere perfetto, vai. Vai, vendi quello che hai, dallo ai poveri. Avrai un tesoro nel regno dei cieli. E voi andate, perché avete ancora da vendere. Chiudete. Gesù, come dovevamo pregare? E Gesù disse, non pregate come fanno i pagani. Essi credono ad essere esauditi perché dicono molte parole. Non fate come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, prima ancora che glielo chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Gesù era stanco per il viaggio e si sedette al pozzo. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. La donna samaritana rispose, come? Tu, un giudeo, chiedi l'acqua a me samaritana? Disse allora Gesù, se tu conoscessi il dono di Dio e chi ti chiede dell'acqua, lo pregheresti tu stessa ed egli ti darebbe dell'acqua viva. Signore, disse la donna, tu non hai nulla con cui attingere e il pozzo è profondo. Saresti forse più grande del Padre nostro Giacobbe che diede a noi questo pozzo? Gesù rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi berrà l'acqua che io gli darò non avrà più sete per l'eternità. Gesù disse, la vostra legge dice che la testimonianza di due persone è valida. Io rendo testimonianza a me stesso e mi rende testimonianza anche il Padre che mi ha mandato. Gesù diceva queste cose proprio qui nel Tempio, ma nessuno l'arrestò perché non era ancora venuta l'ora sua.
Voglio che Gamaliele assista. I problemi che dobbiamo dibattere con quei Galilei diventano così sottili che è necessaria la presenza del Rabban. Chiama Gamaliele. Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri, tu conosci le nostre colpe e le nostre infedeltà. Accetta questo sacrificio, gradiscilo come odore soave per la tua lode e per cancellare i peccati di tutto il popolo che hai chiamato alla salvezza. Gamaliele, Caifa ti chiama. Attendimi e dopo il sacrificio verrò con te. Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri, tu conosci benedetto le nostre colpe e le nostre Signore Dio nostro, accetta questo re dell'universo. Gradisci che ci hai fatto vivere in questo giorno per la tua lode e ci hai fatto partecipare i peccati a questo di tutto sacrificio. Il tuo popolo che hai chiamato alla salvezza. Quest'animale mi è stato dato dal Santo, che sia benedetto. E io a lui lo rendo. Signore il Dio Signore nostro, a te. Dio dei nostri padri, Dio, tu conosci le nostre Dio, colpe tuo, io sono, e le nostre infedeltà. Prendo accetta il torello dalla tua casa, gradiscilo con l'odore soave per la tua lode e per cancellare i peccati di tutto il popolo. Offrimi il sacrificio di lode e hai chiamato alla salvezza. Sciogli fedele i voti che mi hai fatto. Invocami nel giorno della tristezza e io ti libererò. Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri, tu conosci le nostre colpe e le nostre infedeltà. Accetta questo sacrificio, gradiscilo come odore soave per la tua lode e per cancellare i peccati di tutto il tuo popolo che hai chiamato alla salvezza. Parlato paternamente, cercando di distogliervi dall'errore. Vi ho ordinato di non venire nel sacro recinto del Tempio a seminarvi lo scandalo. È stato tutto inutile. Te l'abbiamo già detto, Caifa. È a Dio che bisogna obbedire, non agli uomini. Siete ostinati e riempite la città di false dottrine. Continuate a parlare nel nome di un uomo nel che... Nel nome di colui che voi avete ucciso, di vostra mano, appendendola a un legno. Voi volete gettare su di noi il sangue di quell'uomo? No. Noi vogliamo soltanto testimoniare che Gesù è il Messia annunciato dai profeti. Provatelo. Esistono in Gerusalemme almeno 500 persone che l'hanno visto resuscitato dalla morte. Ci costringerai a punirti con una severità che avremmo preferito evitare.
Tu sfidi non soltanto la nostra autorità, ma la legge stessa del Dio dei nostri padri. Ma chi ha resuscitato Gesù, se non il Dio dei nostri padri? Come potete accusarci di aver offeso Dio, se proclamiamo che proprio Lui ha esaltato Gesù con la sua destra e lo ha costituito Signore e Cristo Salvatore? Salvatore di chi, se non di noi? Di tutti noi. Noi siamo testimoni di ciò che annunciamo. Li abbiamo ascoltati a sufficienza per giudicarli. Che attendano fuori il nostro giudizio. Sono passate soltanto 8 settimane da quando mi fu portato dinanzi un uomo chiamato Gesù. Lo rimandai legato in catene da te, Caifa. E tu che mi eri succeduto come sommo sacerdote, dicesti, conviene che un solo uomo muoia per il popolo. Confermi la tua sentenza, Caifa, anche per questi 2 discepoli di quell'uomo? Voi tutti potete affermare che io giudicai Gesù di Nazareth con giustizia. I testimoni lo accusavano ed egli taceva. Li gridai, ti scongiuro di dirci se sei tu il Messia, il figlio di Dio. Ed egli rispose, tu l'hai detto, anzi vi dico che ormai vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. Mi strappai le vesti. Quell'uomo si era condannato da solo. E adesso noi udiamo le stesse cose. L'empietà che credevamo soffocata si espande. La bestemmia dilaga. Quell'autorità che perfino Roma ci riconosce è minacciata. La nostra sentenza non può essere che la stessa. Anziani di Israele, badate bene a ciò che voi deciderete per questi uomini. Voi ricordate come ormai molto, molto tempo fa un uomo di nome Teuda, che si spacciava per un personaggio straordinario, riuscì a raccogliere attorno a sé quasi 400 uomini. Ma quando egli fu ucciso, tutti coloro che erano andati con lui furono dispersi. Anche durante i giorni del censimento vi fu una ribellione. Ricordate Giuda il Galileo? Trascinò dietro di sé molti seguaci. Ma quando pure lui morì, tutti i suoi furono dispersi. Ed è proprio per questo che per quanto riguarda i seguaci di quel Gesù, il Nazareno, io vi dico di non occuparvene, di lasciarli fare. Se la loro è un'opera degli uomini, siatene certi, sarà distrutta. Ma se invece è ispirata da Dio, non riuscirete voi certamente ad annientarla. Nessuno può mai mettersi in lotta con Dio. È giusto ciò che ha detto Gamaliele. Lasciamo fare a Dio. Ma è anche giusto che il popolo sappia che il Sinedrio punisce coloro che li disobbediscono. E bisogna che questi uomini oggi imparino che a loro è proibito parlare di Gesù. Su, andate, fratelli, da questa parte. E voi sistematevi qua. Andate. Sono Marco. Questa è la casa di mia madre. Sii il benvenuto. Mi chiamo Filippo.
Vengo dalla Galilea, ma sono circonciso e osservante della legge, anche se sono sempre vissuto tra i greci. Sei stanco? Molto. Pietro mi disse che lo avrei trovato in questa casa il giorno che avessi voluto vivere con lui. Ed ora ho deciso di seguirlo, ma lui non c'è. Mi hanno detto che l'hanno preso le guardie del tempio. Bene, tu sei mio fratello. E devo essere franco con te. La vita che affronterai qui con noi sarà molto difficile. Siamo poveri. La maggior parte di noi viene da lontano, molti dalla Galilea. E non sarà facile trovare un lavoro per ognuno in una città come questa. È già tanto difficile trovare un tetto per tante persone. E poi qui a Gerusalemme non amano chi arriva dalla Galilea. Non amano soprattutto chi viene con la certezza che il Messia è arrivato, è morto ed è risorto. Non vorrei farti spaventare più del necessario. Finché ci sarà un pezzo di pane in questa casa e nelle case dei nostri fratelli, sarà anche tuo. Nessuno di noi possiede più niente. Tutto quello che abbiamo è di tutti. E lo guadagniamo col sudore della nostra faccia. Anche tu lavorerai. Dimmi dunque che cosa sai fare. Molte cose. Il tintore, il calzolaio, so intrecciare canestri, stuoie. Bene, adesso andrò in città a cercare un lavoro per te e per gli altri fratelli. Quanto a Pietro, ritornerà presto. Vedrai. Eccoli, arrivano! Via! Via! Gesù! Noi siamo con loro! Non è giusto abbandonare i fratelli! Non era questo che avevamo promesso! Hanno liberato Pietro! Pietro! Temevo di non rivedervi più. Sia benedetto il Signore. Sì, quanto è avvenuto era stato previsto e ci riempie di gioia. Perché siamo stati giudicati degni d'essere oltraggiati nel nome di Gesù. Egli ci ha detto, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ma noi non cesseremo mai di testimoniare la sua parola. Lo Spirito di Dio ha vegliato su di voi. Adesso però attendiamo anche noi qui il suo aiuto. Perché? Che cosa è successo qui? Qualcuno non è contento. Adesso che siete tornati, ascolterete e ci aiuterete. Sì. Quando lo Spirito Santo discese su di noi, la prima volta eravamo 120. Adesso siamo una moltitudine. Molti di noi hanno messo in comune tutto quello che avevano. Le case, i terreni, gli animali. E prima di oggi non c'è stato nessuno a cui la nostra comunità non abbia dato il giusto. Non è vero. Questa donna aveva il suo bambino malato e nessuno è andato a recarle aiuto. Ed è per questo che siamo in contrasto. Io la penso come lui. Ho chiesto molte volte ad Andrea di mandare qualcuno a soccorrere la vedova che abita vicino al pozzo di Ammam, fuori delle mura. Ma non ci è andato nessuno. E allora che dovevo fare? Ci sono andato io. Io che sono vecchio. Se non ci fossi andato io, nessuno avrebbe portato pane e olio a quella donna e ai suoi bambini. Chiediamo scusa ai nostri fratelli se sono stati dimenticati. Noi siamo troppi ormai e bisogna dividere meglio il lavoro tra di noi affinché l'aiuto della comunità giunga a tutti e in tempo. Quelli che più spesso vengono dimenticati nella nostra comunità non sono nati ebrei,
ma i nostri fratelli che provengono da altre città. Sono tutti circoncisi e battezzati. E tutti devono ricevere dalla comunità quanto è giusto. Avete ragione. Ma noi siamo soltanto 12. E non possiamo tralasciare l'annuncio della parola di Dio. Basterà che siano eletti alcuni fratelli di cui tutti hanno fiducia e noi li incaricheremo di questo servizio. È giusto. Ne basteranno 7. Bisogna scegliere fratelli come Procoro, Filippo, Parmena, che sono di origine greca e quindi conoscono la lingua di coloro che fino ad ora sono stati fra tutti i più dimenticati. Anche tu, Stefano, devi essere tra i prescelti. I nostri fratelli di origine greca ti conoscono tutti e ti stimano più di ogni altro. No, non possiamo scegliere tutti i greci. Ci deve essere anche qualcuno di noi nato a Gerusalemme. I più dimenticati sono stati i nostri fratelli greci. Noi, nati su questa terra, qui a Gerusalemme ci conosciamo tutti e sappiamo a chi chiedere aiuto. E noi abbiamo meno bisogno di loro, dell'aiuto della comunità. Io dico Filippo. Io Stefano. Io dico Nicola e Parmena. Io Procoro. Sì. Sì. Nicanore. Timone. La comunità ha scelto a chi affidare la raccolta e la distribuzione delle offerte per i nostri fratelli che hanno bisogno. Filippo, Stefano, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola. Perché non aprivi? Ti ho portato quello che ti avevo promesso. No, oggi no. Io ti capisco. Lo so anch'io che il sabato è dedicato al Signore. Conosco la legge, ma tu devi far mangiare i tuoi figli. Fammi entrare e prendi quello che abbiamo portato. No. No! Non sai che la legge vieta qualsiasi lavoro il sabato? La vita di un uomo vale più del sabato. Lasciaci passare. È lui che ha profanato il sabato? Sì, è lui. Ma ha parlato anche contro la legge? Sì, contro la legge. È lui, lo riconosciamo, è lui! Stefano, hai commesso le colpe di cui ti accusano questi uomini? Che cosa è lecito nel giorno di sabato? Fare del bene o fare del male? Salvare uno o lasciarlo perire? Non sono io che ve lo dico, ma Gesù, il Cristo, colui che avete crocifisso. E ha detto anche, è il sabato che è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Io ho udito i testimoni. Quest'uomo non solo ha profanato il sabato. Egli parla da tempo contro Mosè. Lui che parla greco sobilla contro il tempio gli ebrei di origine greca.
ha detto che Gesù Nazareno distruggerà questo tempio. Stefano, ti domando ancora una volta, hai tu commesso le colpe di cui ti accusano? Ciò che ha detto Saulo di Tarso è grave. Tu sei circonciso, preghi nel tempio come tutti, e non puoi avere compiuto simili misfatti. Perché se così fosse, noi non ti permetteremmo mai di sobillare i fratelli di origine greca che vivono qui a Gerusalemme e di parlare con loro contro il tempio. Nel deserto i nostri padri costruirono un'arca che testimoniava la loro alleanza con Dio e la posero sotto una tenda. Fu Salomone che trasse l'arca dalla tenda e edificò un tempio. L'Altissimo non abita però nei templi costruiti dall'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Attento, Stefano. Tu confermi le accuse. È contro il tempio che tu parli, contro l'autorità di chi lo custodisce. Mai, mai nessuno aveva osato tanto. Testardi, incirconcisi di cuore e di orecchie, voi resistete allo Spirito Santo. Ditemi, qual è il profeta che i vostri padri non hanno perseguitato? Hanno ucciso quelli che preannunciavano la venuta del giusto, di cui voi adesso vi siete fatti assassini. Voi che avete ricevuto dagli angeli una legge e non l'osservate. Costui bestemmia! Non possiamo accettare simili insulti! L'angelo della menzogna parla per la sua bocca! Io vedo aperti i cieli e in piedi il figlio dell'uomo alla destra del padre. Bestemmia! E reo di morte! Non turatevi le orecchie! Ascoltate! Avete forse paura di condannarlo come aveste paura di condannare quel Pietro e quel Giovanni? Ma la legge ci dice che chi bestemmia deve essere lapidato! A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Signore Dio, non imputar loro questo peccato. Signore, ricevi il mio spirito. Fratelli, venite, venite qui. Lasciate in fretta Gerusalemme, tutti voi che portate un nome greco. Andate il più lontano possibile. Dio mio, ma perché ci perseguitano? Non è facile comprendere chi fa del male, credendo di onorare Dio. Andare dove? A fare che? Io ho paura. È la prima volta che ci separiamo. Pietro e io abbiamo già vissuto una notte come questa. La notte in cui Gesù disse, ecco, viene l'ora. Anzi, è già venuta l'ora in cui vi disperderete ognuno per conto vostro e mi lascerete solo. Ma non sono solo, perché il Padre è con me. Tali cose io vi ho detto affinché abbiate pace in me. Nel mondo voi avrete afflizioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Quella notte anche noi avevamo paura e ci siamo separati, ma qualcuno ci fece ritrovare. Pietro, noi non possiamo partire. Siamo stati eletti per provvedere ai bisogni delle vedove e degli orfani. E proprio adesso che tante donne restano sole... Noi dobbiamo partire. Rimanendo qui finiremo nelle prigioni del Sinedrio.
E chi ha più bisogno di noi in questo momento sono i nostri fratelli che stanno per lasciare Gerusalemme e non sanno dove andare. Noi andiamo con loro. Capisci quello che leggi? E tu che cosa sai quello che leggo? Ma tu lo conosci quello che leggo? Lo conosco. Ma insomma, che cosa vuoi da me? Spiegarti quello che leggi. Ma tu chi sei? Il mio nome è Filippo. Una volta facevo il pescatore, adesso vengo da Samaria e vado non so bene dove. E tu, un vagabondo, pretenderesti di spiegare a me, proprio a me, le scritture? Sì, perché tutto ciò che è scritto, tutto ciò che è profetizzato è già avvenuto. Sale sul carro, ferma. Su, monta, presto. Ti ringrazio. Avevo proprio fame. Un angelo mi ha detto, segui quell'uomo. Un angelo? Sì. Tu non sei ebreo. No, non sono ebreo. E inoltre non abito a Gerusalemme. Anzi, vivo molto lontano, alla corte della regina di Etiopia. Sono il suo ministro. Ma allora che cerchi nella scrittura? Che cosa? Che cosa? La verità? Io credo nella parola dei profeti, ma non tutto mi è chiaro. Le loro parole mi giungono talvolta confuse come da lontano. Se tu cerchi la verità, non temere. La verità ti verrà incontro. Da dove vieni? Da Gerusalemme. Sei stato al Tempio? Sì. Ti hanno parlato di un uomo di nome Gesù che fu condannato dal Sinedrio? Sì. Mi hanno parlato di un uomo che fu crocifisso dai romani. È vero, fu crocifisso, come un malfattore. Lui, che era il figlio di Dio, non si difese, non fuggì, non manifestò la sua potenza. Disse soltanto, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.
Ed ora leggi quello che avevi cominciato a leggere. Ed egli, come pecora, fu condotto al macello. Come l'agnello, muto, sta davanti a colui che lo tosa. Capisci ora di chi parlava il profeta Isaia centinaia e centinaia di anni fa? No, non capisco ancora. Leggi più avanti e vedrai che capirai. Sarà abbandonato dagli uomini, sarà l'uomo dei dolori. Erano nostre le malattie, erano nostri i dolori di cui si era caricato. Per le sue piaghe noi abbiamo avuto la guarigione. Vedi? Era stato scritto che il figlio di Dio si sarebbe fatto uomo per soffrire nella carne. Soltanto così avrebbe potuto liberarci dalla miseria della carne. Ma perché sei sicuro che il profeta Isaia parlasse veramente di lui? La prova è che Gesù, come aveva detto, è risuscitato dai morti. Molti di noi hanno visto, molti hanno creduto e molti ora nel suo nome battezzano. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Niente. Ferma! Se tu credi a quello che io ti dico, io ti battezzerò. Io credo che Gesù è il figlio di Dio. Allora vieni. Autorizzami a seguire i bestemmiatori. Oltre i confini della Palestina, in Siria e fino a Damasco. Li arresto e li porto tutti in catene, qui, a Gerusalemme. L'esempio di Stefano non è bastato. Perché in Siria? Perché dopo il processo a Stefano abbiamo saputo che i suoi seguaci sono fuggiti verso Oriente. Sono tutti di origine greca e siriana e anche loro sono tutti circoncisi. Dobbiamo raggiungerli e arrestarli. E la città dove meglio possono nascondersi è Damasco. Il tuo rigore ha sgomentato gli anziani del Tempio. E tu, Caifa, sei sgomento anche tu. Eppure in altri momenti hai saputo agire con ben altra severità. Gamaliele ci aveva consigliato la moderazione. È stato il tuo maestro. Ma anch'io ora sono dottore della legge. Anche di me, si dirà, ha difeso l'onore del Tempio. Ha preservato la purità della legge. Caifa, il nostro popolo ha un destino particolare, unico sulla terra. È il popolo eletto, il popolo della promessa. Quando verrà il Messia, ecco la promessa. Israele regnerà sulla terra. In questa attesa noi viviamo. A questo serve la legge che ci siamo dati. Santissima legge. E perciò legge inviolabile. Ecco perché noi dobbiamo essere spietati. Ti autorizzo. Non basta. Devi darmi delle lettere per gli anziani delle comunità di Damasco.
che mi diano qualsiasi potere su di loro, su tutti loro. Le avrai. Portami dell'acqua.
Dammi il mantello. Dove vai? Vado in cerca di un uomo che è venuto da Gerusalemme per incatenarci. E allora perché vai da lui? Oh, quest'uomo ormai non può più farci niente. E poi egli soffrirà molto a causa del Signore. Anna mia. C'è qui un uomo di Tarso che si chiama Saulo? Sì. Lo hanno portato qui le guardie del Tempio di Gerusalemme. È stato accecato da un fulmine. Sono 3 giorni ormai che non mangia e che non parla. È laggiù. Saulo, fratello mio, il Signore che ti è apparso sulla strada di Damasco mi ha mandato a te affinché tu possa recuperare la vista ed essere ricolmo di Spirito Santo. Vedo! Vedo!